metà. Dai, che è passato. Contrario sì, ma è passato, no? 4 pazzesco. 18 favori, 4 contrari, l'ordine del giorno è stato approvato. Amici, siamo al termine del Consiglio Comunale di Novara. Si è parlato poc'anzi, si è votata una mozione per il commissariamento di ATC. E siamo in compagnia dell'assessore Franco Caressa alle politiche sociali. Faccio un sunto della giornata di Erna e di questo problema annoso che si chiama ATC Novara. Allora, indubbiamente non entro nel merito della mozione perché è stata votata, quindi è una parte direi molto politica. Entro più nel merito sociale, che è poi quello che mi riguarda. Indubbiamente è stata proposta una mozione molto intelligente e molto interessante, perché finalmente è stato dato il giusto risalto al problema che esiste fra amministrazione e ATC. Cioè c'è questo forte scollamento con diversità di visioni, quindi anche non solo numeriche ma anche di interventi, dove io ho sicuramente cercato di mettere in risalto quello che effettivamente l'amministrazione comunale oggi sta facendo. Indubbiamente se ci fosse la sensibilizzazione dell'ente ATC, quale devo dire spesso abbiamo difficoltà di comunicazione, forse si potrebbe veramente fare dei ottimi interventi e quindi forse si potrebbe anche dare un miglior servizio agli utenti che sono nelle case popolari. Indubbiamente ho citato anche quello che è l'intervento dell'amministrazione verso le parti dei morosi, colpevoli o non colpevoli. Noi con i nostri tavoli di lavoro abbiamo e stiamo visionando ancora circa 1000 casi, quindi per casi si intende nuclei familiari, e entro 31 marzo dovremmo finire appunto questi 1000 casi. Abbiamo avuto un riscontro decisamente positivo, perché? Perché facendo sì che il nucleo familiare singolare possa avere assolutamente la relazione completa di ciò che ha come visione sia di debito attuale sia di eventuale possibilità di piano di rientro. Il piano di rientro viene stabilito in senso singolare, perché ovviamente ci sono delle problematiche che sono quelle economiche nel nucleo, si va incontro per dare un sostegno anche come amministrazione per far sì che non si debba procedere con quello che ovviamente poi è lo sgombero. Devo dire che il numero di riscontro, quindi anche di pagamenti poi rientrati, per noi è notevole. Oggi siamo a circa 3/4 di quei 1000 casi. Entro il 31 marzo li finiremo tutti, avremo poi il dato ufficiale oggettivo che sicuramente porterò in commissione consigliare, sicuramente metterò a conoscenza anche la cittadinanza. Sono molto fiducioso perché devo dire che vedo che la gente collabora. Ci sono poi casi che purtroppo si aggravano strada facendo, magari un piano di rientro iniziato, la persona perde il posto di lavoro. Ebbene, noi interveniamo, noi cerchiamo di rivederlo, cerchiamo di eventualmente dare un sostentamento al nucleo, e questo non vuol dire certo abbandonare le persone. Per quello che riguarda il punto d'ATC, beh, se fosse possibile avere un'ulteriore collaborazione diretta, faccio il caso di aver sgomberato tra agosto e settembre circa 10 appartamenti e ad oggi purtroppo non li abbiamo ancora riassegnati, stiamo aspettando con invito anche di metterci a conoscenza di quando li possiamo riassegnare, ma in realtà sono ancora senza risposta. Questo per citarne un caso. Poi c'è questa diatriba del 1.600.000 oppure no, beh, questo non è assolutamente un dato reale oggettivo, perché vanno rivisti con tutti i piani di rientro effettuati con normativa della regione, che questo non possa essere gravare sull'amministrazione, esatto, sull'amministrazione comunale anche l'aggravio delle 2,5 volte quello che è la parte di debito, ma bensì che facendo il piano di rientro venga a scalare sia sul debito, quindi sulla parte che va a fare rateizzata, e assolutamente venga tolta quella parte aggiuntiva che sarebbe 2,5 volte di penalità che l'amministrazione comunale dovrebbe. Ecco, sono tutti calcoli che stiamo rivedendo ovviamente
insieme anche all'avvocatura, quindi non ci stiamo inventando niente di strano. Purtroppo continuiamo a vedere che il messaggio da parte di ATC non è certo quello di eventualmente riragionare il tutto, ma di fissarsi sempre con quello che è la cifra che dicono loro. Non è così, noi siamo sicuri di ciò che diciamo, naturalmente detti questi dati che sono ufficiali, io sono tranquillissimo, posso sfidare chiunque su queste cose qua, perché quando il dato è oggettivo, come dicevo prima, le verità non sono due, sono sempre una, e sono oggettive, sono reali, sono cartacee, sono numeri, quindi non si possono neanche modificare, magari con la fantasia sì, ma noi non usiamo quella. Ok, ti ringraziamo, ci sentiamo alla prossima, grazie a Franco. Mario Jacopino, quest'oggi hai presentato una mozione per il commissariamento di ATC. La maggioranza te l'ha votata con una piccola modifica. Spiegaci nei termini perché questa mozione proprio in questo periodo. Sì, sostanzialmente è stato un ordine del giorno, non una mozione. Se abbiamo osservato attentamente ciò che succedeva con i piani di rientro in particolare, e siamo arrivati alla conclusione che bisognava richiedere assolutamente un commissariamento da TC. Siccome non può intervenire direttamente l'amministrazione comunale, abbiamo chiesto al sindaco di richiedere alla giunta regionale un commissariamento, l'azzeramento dei vertici sostanzialmente. Perché? Perché come abbiamo già parlato una volta di questa questione qui, ATC da tanto tempo che ha abbandonato i tavoli del gruppo di lavoro andando contro alle direttive stesse regionali, perché la regione che ha cercato di provare a risolvere il problema con l'aiuto del Comune di Novara, dei sindacati, di ATC e della stessa regione. Quindi si è iniziato un percorso che finisce adesso ad aprile, difficile, complicato, ho contestato tanto perché per mancanza forse di personale, perché ci voleva più personale. Però hai sottoscritto questo accordo, allora è giusto che tu lo porti fino alla fine, non che ti alzi mesi prima e intanto convochi parallelamente gli inquilini facendogli sottoscrivere i tuoi piani di rientro, dove tu non ti puoi confrontare col comune, con gli assistenti sociali e quindi vai contro le stesse direttive della regione. E quindi secondo me, a mio avviso, ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, se io firmo un accordo lo rispetto, punto. ATC non l'ha fatto e quindi abbiamo chiesto il commissariamento. Sì. Sulla questione che ATC abbia acquistato un immobile dal costo di 1 milione di euro e non abbia fatto negli anni di presidenza Genoni le manutenzioni? O in parte non ha fatto? Io su quell'immobile lì penso una cosa sostanzialmente, che invece di fare un po' la vetrina di inaugurazione bisogna pensare anche a chi vive in un appartamento che necessita manutenzioni da anni ed anni. Avrei evitato per il buon gusto di pubblicizzare troppo la questione, oppure cercare adesso non so esattamente i costi di questa palazzina, li andrò a controllare. Che poi tra l'altro è anche in affitto. È anche in affitto, c'è da vedere un po' il perché di questa questione, spero che presto avremo un'altra commissione, così chiediamo un po' come mai avete preso in affitto invece di utilizzare la vostra che avete prima. Naturalmente io metto nei panni di chi aspetta le manutenzioni da quanto? 10 anni, 20 anni, si vede questi che fanno il loro bello spettacolino e la presentazione della sede nuova tutta da milioni di euro della campagna elettorale. E io penso che ci voglia anche tatto nelle cose, anche un po' rispetto di chi invece si vede cadere un po' la casa, non dico a pezzi, ma vediamo tutti le manutenzioni come sono messe, sia ad esempio io abito vicino via D'Amello, via Sprefico, in tante zone della città. Non ci sta, non è di buon gusto, ecco, mettiamola così, avrebbero dovuto evitare, io avrei evitato sicuramente. Ringraziamo Mario Jacopino, alla prossima per i prossimi sviluppi, arrivederci. Ciao.